Nella seconda giornata del Papa in Canada, la richiesta di perdono pronunciata da Francesco: nulla può cancellare la dignità violata, ha detto, tuttavia occorre ripartire guardando a Gesù crocifisso. Un parroco fra criminalità organizzata e tumori infantili, una chiesa fra giustizia e misericordia, la testimonianza di Don Maurizio Patriciello in occasione della festa di Sant'Anna Rapallo. La dimensione del servizio è la strada per ritrovare se stessi, così il Vescovo ha guidato la riflessione nella comunità parrocchiale di Gattorna, nella festa del titolare San Giacomo. Senza i fondi regionali, i lavori di costruzione del rifugio a Giacopiane non possono iniziare. L'associazione Amici dei Laghi spera di partire a settembre, i costi del progetto infatti stanno lievitando. Stefano Baldoni si è aggiudicato l'11° Open Città di Chiavari, torneo di tennis singolare maschile. Nell'occasione è stato ricordato il maestro Luigi Festa, recentemente scomparso. Buongiorno dalla redazione di Telepace. Nella chiesa del Sacro Cuore dei Primi Popoli si è conclusa la seconda giornata del 37° viaggio apostolico di Papa Francesco, che si trova in Canada, lo sapete, per quello che ha definito un pellegrinaggio penitenziale. Il Santo Padre in questa occasione ha voluto chiedere più volte perdono, ammettendo che nulla può cancellare la dignità violata, ma precisando che occorre ripartire guardando a Gesù crocifisso. Particolarmente ricco di significato anche il primo incontro con gli indigeni nativi del Canada nello stadio di Edmonton, la sintesi di Massimiliano Menichetti per Vatican News. È stato un incontro toccante, quello tra il Papa e le popolazioni First Nations, Métis e Inuit, a Maskwacis, a circa 85 km da Edmonton. Chiede umilmente perdono per il male commesso da tanti cristiani contro le popolazioni indigene. Il Santo Padre più volte ha invocato il perdono per gli orrori seguiti alla mentalità colonizzatrice del passato, fatta di distruzione culturale e assimilazione forzata, culminata nel sistema catastrofico delle scuole residenziali. Sto dolido. Sono addolorato, chiedo perdono in particolare per i modi in cui molti membri della Chiesa e delle comunità religiose hanno cooperato, anche attraverso l'indifferenza, a quei progetti di distruzione culturale e assimilazione forzata dei governi dell'epoca, culminati nel sistema delle scuole residenziali. Nel parco di Powow, sotto un cielo plumbeo, gli indigeni si sono stretti attorno al successore di Pietro, hanno mostrato a Francesco la lunga lista di vittime, ma anche le danze di ringraziamento, canti e tamburi che fondevano orgoglio, identità, lacrime, speranza, storia. L'abbraccio del Santo Padre con gli indigeni e la comunità locale nella chiesa del Sacro Cuore ad Edmonton, parrocchia nazionale delle First Nations, Métis e Inuit, chiude il secondo giorno del Papa in Canada. Francesco, tornando all'orrore delle politiche di assimilazione, delle scuole residenziali, sofferenze incancellabili, ha detto, ha indicato la croce di Cristo quale via di riconciliazione e la chiesa quale casa in cui ritrovarsi, confrontarsi, in cui camminare insieme. Perché è proprio sull'albero della croce che il dolore si trasforma in amore, la morte in vita, la delusione in speranza, l'abbandono in comunione, la distanza in unità. Il dolore si trasforma in amore, la morte in vita, la decepción en esperanza, el abandono en comunión, la distancia en unidad. Ora vediamo il programma della giornata di oggi del viaggio di Papa Francesco. Alle 17:20 in diretta dal Commonwealth Stadium trasmetteremo la Santa Messa presieduta dal Papa, a seguire il TG serale. All'1 di questa notte in diretta dal lago di Sant'Anna a Sant'Alberta Francesco parteciperà al Lakstean Pilgrimage e presiederà la liturgia della parola. Nella giornata di domani, a partire dalle 21:40 circa, in diretta dalla Citadelle de Quebec in Canada, la cerimonia di benvenuto per Papa Francesco. Seguirà poi la visita al governatore generale, l'incontro con il primo ministro e l'incontro con le autorità civili, i rappresentanti delle popolazioni indigene e il corpo diplomatico.
Di fronte ad un pubblico molto numeroso e anche molto attento, Don Maurizio Patriciello, parroco della chiesa di San Paolo Apostolo a Caivano, nella zona del Parco Verde a Caivano, a Napoli, ha raccontato sul sagrato della parrocchia di Sant'Anna a Rapallo la sua storia, la sua vocazione e la sua missione di sacerdote che si trova a vivere in uno dei quartieri più complessi d'Italia. La registrazione integrale dell'incontro andrà in onda domenica 31 luglio a partire dalle 21.40 su Telepace 1 al canale 12. Ora alcuni passaggi. Com'è fare il parroco nella piazza di spaccio più grande d'Europa, come altrove? È assurdo, no, se lo stile è quello di Don Maurizio Patriciello, parroco del Parco Verde di Caivano a Napoli, sotto scorta dalla fine di marzo per una bomba carta sulla porta della sua chiesa. Lo dice così, semplicemente, sul sagrato della parrocchia di Sant'Anna, Rapallo, Don Maurizio. Ognuno deve stare dove sta e lì mettersi al servizio della sua gente, che magari ha perso un figlio o un marito per una guerra di mafia che si combatte da tempo. La Chiesa deve essere madre, maestra, misericordiosa, caritatevole, ma deve avere, deve dire la verità, deve, insomma, spazio per non per queste persone qua, non, ma spazio per la confusione, questa non ci deve essere. Loro devono sapere il parroco da quale parte sta. Il parroco è il primo nemico che loro hanno, insomma, non, su questo non ci sono dubbi. Il quartiere del Parco Verde a Caivano è sorto dopo il terremoto del 1980 che ha lasciato senza casa migliaia di famiglie. Qui, intorno ad una struttura polivalente che ha anche la funzione di una chiesa, Don Maurizio vive un'esistenza dedicata totalmente a lavorare per la conversione delle persone affiliate alla criminalità organizzata, fedele alla terra dei fuochi, contaminata da discariche abusive e da uno smaltimento incontrollato di rifiuti che ha causato una quantità di tumori, specie infantili, molto al di sopra di ogni statistica. Francesco dice in questo documento Laudato Si, dice una cosa bellissima, io su questa frase ho fatto decine di convegni, dice: se la società civile, cioè noi persone normali, se la società civile non obbliga, attenzione, usa il verbo obbligare Jacopo, non usa il verbo consigliare, se la società civile non obbliga i governi a livello nazionale, a livello regionale, a livello comunale a fare i loro doveri, non sarà mai possibile un contrasto ai danni ambientali. È difficile, guardate, coniugare misericordia e giustizia è difficile, però è possibile. Qua da voi ci sono tante persone così ingenue, così buone, così serene, così educate, che sono convinte che da queste parti qua la mafia e la camorra non esiste. Ebbene, queste persone forse dovrebbero un po' cambiare idea, insomma, sarebbe una cosa molto buona, insomma, per allargare un po' lo sguardo, per il discorso è molto più complesso di quello che sembra, ecco. L'incontro è stato organizzato alla vigilia della festa patronale di Sant'Anna, nell'omonima parrocchia di Rapallo, festa che sarà celebrata questa sera con la processione che avrà inizio alle 21 dalla chiesetta, dall'antica chiesetta che si trova lungo la strada. La processione poi si snoderà per le vie del popoloso quartiere di Rapallo e sarà presieduta dal vescovo Giampio De Vasini. La dimensione del servizio, così continuiamo a parlare delle feste patronali che animano il nostro territorio in questo periodo estivo, la dimensione del servizio, dicevo, non è solo un compito, ma è quella strada che permette di ritrovare se stessi. Così il vescovo ha guidato nella riflessione la comunità parrocchiale di Gattorna che ha celebrato la festa del titolare San Giacomo. Il servizio agli altri e nelle relazioni, uno stile di vita che non è solo forma ma è sostanza. La riflessione proposta nella comunità di Gattorna in occasione della festa di San Giacomo ha messo in luce qualcosa che la pandemia ha rischiato di incrinare, il senso profondo dell'essere in relazione che è ciò che costituisce ogni persona. Fare festa in fondo è questo, un'occasione per riconoscere ciò che si è come singoli e come comunità. È un momento soprattutto per ritrovare l'identità della comunità parrocchiale, anche se poi di fatto la si sperimenta, la si vive nella quotidianità tutto l'anno e chiaramente non è sempre festa, però è bello poter in alcune occasioni ritrovare la bellezza d'essere
comunità di discepoli del Signore, e in questo San Giacomo ci è maestro, ci è modello. E se San Giacomo con Giovanni nel Vangelo ha dovuto imparare lo stile del servizio, il racconto semplice della dimensione più originaria dell'esistenza è l'unico tesoro che conta. Ci ha dato l'occasione proprio per ritrovare questa dimensione, che è la dimensione propria della vita stessa di Dio, della sua regalità, per cui Gesù dice: il più grande tra voi si faccia il servo di tutti. Monsignor De Vasini lo ha ricordato nell'omelia: servire è ciò che porta a ritrovare se stessi. Vuol dire aiutare gli altri a incontrare Gesù, a diventare collaboratori nell'avvento del suo regno. Vuol dire soccorrere chi è nel bisogno. Vuol dire perdonare l'altro, vuol dire stimare l'altro, vuol dire aiutare l'altro a diventare adulto, maturo, libero, responsabile. La festa dopo 2 anni è stata caratterizzata dai gesti che tutti tradizionalmente avvertivano come propri. Siamo riusciti a rifare la processione, che è stata molto partecipata. Abbiamo avuto anche il piacere di avere per la prima volta in parrocchia da noi il vescovo, che ci ha dato proprio una parola di conforto e si è dimostrato anche molto interessato alle nostre tradizioni e alla nostra devozione per San Giacomo, che speriamo possa sempre trasformarsi in qualcosa di concreto nell'amore dei fratelli, dei poveri, e ci trasformi anche noi sul cammino che San Giacomo ci ha indicato. Cure di prossimità è la promessa che ha fatto il direttore generale di ASL 4 Paolo Petralia alla Fontana Buona durante il tavolo sulla sanità che si è svolto ieri pomeriggio a Cicagna. Paolo Petralia, scrive oggi sui social il sindaco di Cicagna Marco Limoncini, ha fornito le prime risposte relative al progetto di potenziamento dell'ospedaletto. Ha spiegato che verranno usate le tecnologie più moderne, verrà rafforzato il servizio prelievi, saranno riqualificate le sale ambulatoriali con interventi anche strutturali all'edificio e dotando il poliambulatorio di nuove attività. Inoltre verranno aperti nel lungo periodo altri punti salute nei comuni limitrofi, per esempio Moconesi e la Val Cichero, per garantire un'assistenza più vicina agli abitanti della valle, punti salute che verranno aperti con una periodicità programmata. Al tavolo c'erano tutti i rappresentanti istituzionali della zona, quindi i sindaci dei comuni e i rappresentanti della Croce Rossa di Cicagna e di Gattorna. E restiamo nell'entroterra. Non appena arriveranno i fondi regionali potranno iniziare i lavori di costruzione del nuovo rifugio che sorgerà ai laghi di Giacopiane. L'associazione che intende realizzarlo spera che questo possa accadere nel prossimo mese di settembre. Intanto però i costi stanno lievitando. Settembre potrebbe essere il mese giusto. L'associazione Amici dei Laghi di Giacopiane freme per iniziare i lavori di costruzione del rifugio sulla pineta in fondo all'invaso. Il progetto c'è, le autorizzazioni anche, ma i costi sono aumentati e non serve spiegare il perché. L'intero intervento si aggira ai prezzi attuali con le nuove stime, perché come tutti sappiamo sono aumentati, stiamo parlando di quasi 400.000 euro. L'associazione ha cercato 2 strade di finanziamento. Il primo è un bando regionale incentrato su fondi europei. È la prima tranche di risorse necessaria per dare l'avvio all'intervento di costruzione. Purtroppo la regione è un po' indietro nello sviluppo di queste pratiche e non ci dà ancora dato un responso, per cui noi non possiamo neanche iniziare i lavori, volessimo farlo, perché siamo soggetti al bando che prevede proprio un inizio lavori post-datato. Settembre potrebbe essere una data per cui la Regione potrebbe darci il via. L'altro bando viaggia attraverso il MISE sotto il monitoraggio di Città Metropolitana, ma anche questo è in ritardo. Entro luglio sembrava che dovessimo avere la risposta. La Città Metropolitana ha sollecitato, abbiamo la lettera, però non abbiamo ancora questa risposta. Quindi siamo in trepida attesa. Il rifugio ha un valore strategico per la zona, non solo turistico, ma anche di presidio. Sarà un punto di riferimento per i tanti che percorrono la diga, per chi si fa male, per chi ha un qualunque bisogno. Il progetto prevede una struttura in legno, votata al risparmio energetico, internet, servizi igienici per i frequentatori, di cui uno per i disabili, e nuove tecnologie. Noi abbiamo anche studiato un sistema particolare per non consumare troppa acqua legata, quindi abbiamo elaborato un progetto per recuperare quasi per intero lo scarico
di acque nere e acque grigie che potrà esserci a seguito del rifugio e il riutilizzo in sito. Ha rubato le credenziali dall'account di un sito per le ordinazioni online intestato ad un 45enne e ha ordinato pietanze per 200 euro. L'immediato intervento dei militari, che sono stati allertati dalla vittima di questo raggiro, ha consentito di identificare e rintracciare il malfattore, che è stato fermato in flagranza proprio mentre stava per ricevere la merce. La persona denunciata è un giovane lombardo con precedenti. La Polizia di Stato in questo periodo estivo è impegnata a garantire la sicurezza dei cittadini non solo attraverso il monitoraggio del territorio, ma anche intensificando i servizi di prevenzione dei reati. A questo scopo la Polizia ha lanciato una campagna di informazione sull'estate sicura, con alcuni semplici accorgimenti da adottare prima di partire per le vacanze, in maniera da lasciare le proprie abitazioni disabitate per un certo periodo il più possibile sicure. È arrivato finalmente il momento delle vacanze estive, ma non si può partire senza i consigli della Polizia di Stato. Chiudere bene casa, gli infissi interni ed esterni e la porta d'ingresso, dando tutte le mandate. Se presente, attiviamo il sistema di allarme. Oggi la tecnologia mette a disposizione, a costi contenuti, delle telecamere che ci avvisano in tempo reale se dentro casa si muove qualcuno. Meglio avvisare della nostra assenza a un vicino di casa, al quale chiedere anche di ritirare la posta, in modo da non dare l'impressione che dentro casa non ci sia nessuno. Arrivati sul luogo di villeggiatura, meglio resistere alla tentazione di scrivere sui social network dove siamo, perché renderemo noto a tutti il fatto che siamo lontani da casa per molto tempo. Se tornando a casa trovate la porta socchiusa e avete il sospetto che all'interno ci possa essere qualcuno, meglio non entrare, ma chiamare il numero di emergenza 112 e attendere l'arrivo della volante. Buone vacanze dalla Polizia di Stato. Sport, tennis, si è concluso l'Open Big Mat Città di Chiavari con la vittoria di Stefano Baldoni contro Nicolas Bianchi con il punteggio di 6-2-6-0. Il torneo, che è stato ospitato sui campi da tennis di Preli, ha riscosso un grande successo sia come numero di giocatori partecipanti che di pubblico. La manifestazione, che è stata organizzata dal Circolo Chiavarese, ha potuto contare su numerosi sponsor e sul patrocinio del Comune di Chiavari. È stata anche l'occasione per ricordare il maestro Luigi Festa, recentemente scomparso. È stato un bel torneo, dai, ho fatto belle partite, mi sentivo abbastanza in fiducia. E qui il torneo comunque è molto bello, molto ben organizzato, ci hanno trattato benissimo, quasi viziati, diciamo. Quindi è stato un piacere veramente giocare qua. Ma no, c'è stato niente da fare contro Stefano. No, veramente solido oggi, no? Di rovescio, di dritto, di angolo, ha giocato veramente bene, non sapeva che cosa fare. Ma, complimenti. Quanti giocatori hanno partecipato? Più di 100 giocatori, dei quali più di 60 giocatori di seconda categoria, che significa seconda categoria già giocatori non professionisti ma che si avvicinano al professionismo, nonché ex professionisti, quali per esempio Trusenda o il vincitore e i finalisti di oggi. Chiavari meritava i complimenti, perché comunque è stata una settimana di grande tennis con un grandissimo pubblico. Tutte le sere io ho visto c'era tantissima gente, la location è sempre ottima e quindi insomma le condizioni c'erano tutte, ma devo dire che quest'anno gli amici del tennis Chiavari si sono superati. Stefano, finiamo sempre nel ricordo di Luigi, è quasi incredibile non vederlo qua in mezzo a noi. Sì, è una cosa che ha lasciato veramente un vuoto, direi incolmabile, anche perché Luigi, per me che sono già abbastanza datato, Luigi è stato da ero bambino in casa dei miei, veniva Luigi con suo fratello Marino, organizzavano il tennis ancora lì, poi qua, quindi Luigi è impossibile che non ci sia, resterà sempre nella visione di tutti quelli che hanno praticato il tennis nel Golfo del Tiguglio, no, la Chiavari. Le interviste che sono state realizzate in questa occasione saranno proposte questa sera nella nostra trasmissione Si può dare di più, che conterrà anche tutti i servizi che abbiamo realizzato su Aerobica Entella, Proscogli Canottaggio, Academy Canoa Polo, Virtus Entella Under 16.
Cena insieme sul piazzale davanti alla chiesa di San Giuseppe dei Piani di Ri a Chiavari, sabato 30 luglio alle 19.45 in occasione della festa patronale. Il comitato Festa in Piazza propone antipasto, ravioli al ragù, asado con contorno e macedonia. Occorre prenotare entro il 28 luglio, una serata semplice e fraterna animata dai volontari adulti e giovani della parrocchia. Ora la rassegna stampa, poi gli aggiornamenti. Vi chiedo perdono. Con le parole del Papa in Canada si apre Avvenire di oggi. Il Papa incontra i nativi canadesi, anche tanti cristiani complici delle colonizzazioni e dell'emarginazione dei vostri popoli. Le scuole residenziali ebbero effetti catastrofici, dice il Papa, che poi fa un appello per la giustizia e la riconciliazione. Sempre da Avvenire di oggi, la guerra in Ucraina, altre bombe su Kharkiv, Zelensky rivuole il sud e intanto Lavrov, ministro degli esteri di Putin, prova a conquistare l'Africa. Meloni non cede sul leader, questa è la politica interna, Calenda lancia il suo patto e intanto il governo pensa a pane e pasta senza IVA, un nuovo taglio russo nelle forniture del gas. Lampedusa, altri arrivi, l'Unione Europea sia responsabile, l'intervista a Bartolo, e c'è anche l'editoriale a firma di Vincenzo Spagnolo con le persone senza slogan, l'Unione Europea e la ripresa degli arrivi via mare. Passiamo al secolo XIX, Meloni detta le regole e intanto Toti contatta Fratelli d'Italia, il PD attende le scelte di su Orlando e Pinotti e nelle forniture di gas Putin taglia le forniture all'Europa, così i prezzi volano. In Liguria un pool di specialisti cambia le linee guida dei menù per scuole, ospedali e RSA, sovrappeso un bimbo su 5, più verdure nelle mense. E poi c'è il caso di Sanremo, dove viene proposto il gelato più caro se si usa il bancomat. E ancora notizie in breve, la crisi congela la Gronda, non è un'opera urgente, a dirlo il ministro Giovannini presente a Genova. E poi le novità per i ritiri calcistici di Genova Samp, droni, GPS e solette parlanti, la tecnologia sposa il calcio. Dal nostro territorio, il Levante per gli ucraini, ecco l'estate dei profughi a 5 mesi dall'invasione e qua siamo a Rapallo con i volontari del soccorso di Sant'Anna. In campo per gli ucraini tra accoglienza e aiuti materiali, qualcuno è riuscito a tornare in patria, ma continuiamo a dare assistenza a centinaia di persone, dicono dai volontari rapallesi. E poi racconta la sua storia Andrea Pisano, i miei 4 viaggi in Ucraina, lì ho conosciuto gente fantastica, è un commerciante e si è speso appunto per riportare i profughi in Italia e cerco di aiutare, c'è bisogno di tutti, la guerra continua, parla l'interprete Tatiana che è arrivata a Camogli 8 anni fa. E ancora invece dal Levante, campagna estate sicura contro furti, nel Tiguglio si intensificano i controlli, vigilanza serrata da parte delle forze dell'ordine su presenze sospette e nelle zone isolate della costa e dell'entroterra. Per gli aggiornamenti andiamo in redazione, dove oggi per noi c'è Maurizio Garreffa. Grazie Emanuele, un saluto a tutti. Un flash di cronaca: è finito agli arresti domiciliari un 20enne straniero domiciliato a Chiavari, accusato di aver ferito una ragazza di 15 anni originaria del Levante. A dare esecuzione a questo provvedimento sono stati i carabinieri di Lavagna e i fatti risalgono ai primi giorni di giugno, quando intorno a mezzanotte la vittima, che stava camminando in spiaggia nei pressi di uno stabilimento balneare, è stata colpita da una bicicletta lanciata dalla passeggiata soprastante e in quel caso ha riportato delle ferite gravi. Grazie alle testimonianze e alla videosorveglianza i militari hanno identificato il ragazzo. Il giovane, verosimilmente in preda ad uno stato di alterazione psicofisica, ha strappato con violenza le catene di una bici parcheggiata contro la ringhiera del lungomare e ha scagliato la 2 ruote in spiaggia. Udite poi le grida di dolore della quindicenne e resosi conto anche della gravità delle ferite, si è dato alla fuga. In queste ore, dunque, al termine delle indagini sono scattati gli arresti domiciliari. A te Emanuela. Grazie, ora vediamo che cosa c'è in programma per la giornata di oggi con la nostra scheda. Appuntamenti in agenda per martedì 26 luglio. Il bello delle donne liguri prosegue a Santa Margherita Ligure, dalle 10 alle 20 a Villa Durazzo mostra mercato della creatività femminile. Escursione guidata con incontro di approfondimento sulla figura di Sant'Anna e sui ruderi della chiesa a Sestri Levante. Partenza alle 18 da Palazzo Fasce, direzione le Rocche di Sant'Anna al tramonto. Occorre prenotare.
Animazione Trucca Bimbi in Val d'Aveto, a Rezzo Aglio. Sabri la Birba intratterrà grandi e piccini alle 16.45 a Parazzuolo e alle 18.30 a Casaleggio. È la giornata della sostenibilità a Camogli. Alle 21, sul Rivo Giorgio, concerto di Giua e altri cantautori, questi posti davanti al mare. Interverranno Max Manfredi e Federico Sirianni, live con la canzone d'autore La Scuola Genovese. Alle 21, a San Siro Foce di Mezzanego, sarà di scena Andrea Di Marco del Movimento Estremista Ligure, titolo Fuori Posto, alla console DJ Kelly. E infine, Chi ha paura dell'antropocene, è il titolo dell'incontro in programma alle 21.30 in località Costa a Framura. L'artista e regista teatrale Cinzia Pietribiasi parlerà di come cambia l'arte ai tempi del cambiamento climatico. Il prossimo appuntamento con Tigulli Oggi, questa sera al termine della diretta del viaggio del Papa in Canada. Io vi ricordo che trovate tutte le notizie aggiornate sul sito teleradiopace.com. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio a tutti.